Fermi, 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 fermi. Aspettate un secondo, guardate qua. Volevi, eh? Non se lo aspettava. Cioè, avete visto che cazzo di figata? Oltre alla scultura sul chicco di caffè, ora c'è anche la pittura della scultura del chicco di caffè. Cioè, vabbè, senza che vi faccio rimbambire, passiamo la palla, anzi, passiamo il chicco di caffè a Fausto, Fausto Palumbo, il pittore professionista di chicchi di caffè. Vai! Ok, ciao a tutti. E mi presento, sono Fausto Palumbo, lavoro qua a Milano come pasticcere, questo è il lavoro primario. C'è anche un lavoro secondario che è il pittore di miniature. Cosa sono le miniature? Sono dei soggetti molto molto piccoli, come potete vedere, sperando che la camera metta a fuoco, ma non si vede, e lo faccio come secondo lavoro. O meglio, il secondo lavoro è più produttore di giochi da tavolo con una linea di miniature, storie, ma mettiamolo via. Perché sono in questo video? Perché qualche settimana fa ho fatto una demo a Host Milano, una fiera di ristorazione comunque a livello internazionale, grazie alla Federazione Italiana dei Pasticceri. Aspetta un attimo, Federazione Internazionale di Pasticceria e Cioccolateria, diciamolo bene, se no il presidente Roberto Lestani si incazza. E insieme a me c'era anche Valeriano. E mi sono fermato a parlare, da una chiacchiera tira l'altra e via così, fino ad arrivare a vedere questi. Come potete vedere, spero che in camera si metta a fuoco, ho molti dubbi, però comunque sia, io ho fatto un po' vedere gli altri miei lavori di pittura, ci siamo parlati e mi ha proposto di pitturare questi chicchi di caffè. Chicchi di caffè bellissimi, perché poi sono un qualcosa di quotidiano con cui tutti hanno a che fare, e è veramente potente questa cosa, perché non so quanti di voi conoscevano le miniature, queste qua, però se ci fossimo incontrati e completamente all'oscuro e avessi detto no, sai, dipingo miniature eccetera eccetera, solitamente le persone rimangono un po' interdette, mentre invece ho notato che parlando dei chicchi di caffè tutti restano sorpresi. Valeriano è stato bravissimo a scolpirlo, assolutamente, mi ha dato da dipingere Groot. Ci sono le foto della versione dipinta. La pittura è stata fatta con dei strumenti estremamente sofisticati, dei pennelli normalissimi, di diverse misure, e dei colori. Ho usato quelli di questa marca qua. E sì, ne ho qua un po' con me per un altro progetto, però è estremamente semplice la strumentazione. Spero che riesca a evolversi tutto questo, perché secondo me può essere uno strumento molto potente di comunicazione. È veramente veramente figo. E scusate se ogni tanto guardo in giro, ma non sono molto abituato a fare questo genere di cose. Anzi, è il mio primo video in assoluto. Spero che ne vediate altri. Spero che decidiate di comprarne qualcuno e che comunque lo apprezziate, perché Valeriano è il primo scultore al mondo di chicchi di caffè, di conseguenza io sono il primo pittore al mondo di chicchi di caffè. Spero che scegliate di supportare questo progetto, perché le cose nuove, le cose fatte comunque con intelligenza, cercando di essere nuove, cercando di portare qualcosa in più, non sono molto comuni, e supportarle diventa veramente veramente importante. Io poi quando comincio a parlare non mi fermo più, sono un po' una macchinetta. Spero che comunque vi sia stato quantomeno di interesse questa mia apparizione in video. Spero che di farne altri, di prendere la strumentazione per fare anche magari un time lapse della pittura, perché io ho fatto delle foto, però non è la stessa cosa, non trasmette lo stesso processo che c'è stato. Per il processo della pittura, se volete sapere qualcosa in breve, prima ho dato un colore di base, il retro ho voluto tenerlo esattamente come il chicco di caffè, prima un colore marroncino uniforme,
al quale poi sono state aggiunte delle luci, simulando un'illuminazione, delle ombre di conseguenza, la pittura degli occhi e la pittura dell'effetto muschio di Groot, estremamente caratterizzante, che dà una bella grinta, un bel contrasto. L'ho apprezzato tantissimo come scelta del soggetto. Ve l'ho detto che appena comincio a parlare io non mi fermo più, quindi mi impongo di fermarmi, di non continuare, però lo apprezzerei tantissimo. E ci si vede alla prossima, che dite? Va bene? Un saluto. Ecco il chicco. Dovrebbe riuscire a inquadrarlo bene. Spettacolo. Ok. Adesso andiamo ad aprire. Cioè veramente minuscolo. Ciao. Number one. Non c'è nient'altro da dire, ha detto tutto quanto Fausto. Speriamo di vederlo di nuovo. Lo dico anch'io, speriamo, visto che lui l'ha detto poche volte. Speriamo, spero, anzi spero. Spero, spero, spero. No, seriamente, speriamo di vederlo più spesso e di vedere altri video a tema chicchi di caffè dipinti. Così facciamo un video bello completo che fa vedere sia la scultura da zero, dal chicco di caffè, come scolpisco io, e poi dopo come dipinge lui. Mua, mua, veramente, poi sarebbe spettacolare. Questo ovviamente dipende sempre da voi, perché se vedo che questa cosa ha riscontro, crea interesse del pubblico, allora noi continuiamo, perché comunque io sono in Molise, lui è a Milano. È molto difficile lavorare insieme. Lui dovrebbe acquistarsi l'attrezzatura per registrare i video. Poi io dovrei spedirgli il chicco di caffè, lui me lo dovrebbe rispedire, io dovrei rifare le riprese, quindi non è una cosa semplice, non è che è una cosa che tu dici ci metti 5 minuti e la fai. È una cosa che ci vuole almeno una settimana di tempo per fare un video. Ma se vediamo che non vale la pena, che non interessa, allora lasciamo perdere, io continuo a fare i chicchi di caffè e lui continua a dipingersi le miniature. Sta tutto a voi, voglio. Beh, ci vediamo. Mua.